Io volevo chiederti, sei partito molto molto bene, poi nell'ultimo mese hai fatto forse un pochino più fatica. Se, come valuti questo momento tuo attuale e se ci sono delle difficoltà? E poi, se è possibile, una curiosità: a fine partita dopo il Milan, Mancini ci ha detto che il rigore dato su Ibrahimovic in Premier sarebbe stato considerato quasi ridicolo, insomma, si sarebbero messi a ridere. Tu che vieni dalla Premier, la pensi così? I think in football, you know, you have times where... Il calcio capita di avere alti e bassi, momenti buoni, momenti peggiori, ma è proprio nei momenti peggiori che si impara di più di se stessi e della propria squadra. Per quanto riguarda me, un giocatore del mio calibro, inserito in un contesto di squadra con tanti leader, beh, questo è il momento migliore per dimostrare la leadership e cercare di aiutare la squadra. È chiaro che ognuno vorrebbe giocare la stagione perfetta, tutti vorrebbero vincere tutte le partite, ma capita di attraversare momenti difficili e questo è il momento di superarlo. Per quanto riguarda la decisione arbitrale dell'ultima partita, mi limito a dire che gli arbitri sono sotto una pressione enorme, che commettere degli errori è umano, è evidente che in quanto parte in causa il calciatore della Roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi, ma capita. Volevo chiederti come stai fisicamente dopo l'infortunio che hai riportato in nazionale, visto che hai avuto un problema, e la curiosità che mi viene è sulla tua partecipazione emotiva all'inno della Roma, che ha fatto piacere a tanti tifosi. Mi piacerebbe sapere cosa ti trasmette l'inno, visto che in campo fai capire di essere molto coinvolto. Sì, dunque, per quanto riguarda l'infortunio con la nazionale, adesso le cose vanno meglio. Ho avuto qualche problema alla caviglia, qualche altro problemino, però ecco, io sono un giocatore che vuole esserci sempre, che vuole aiutare sempre la squadra e quindi in qualche modo mette da parte anche qualche problema fisico. Ma ecco, sono un calciatore al quale non piace avere delle scuse, ma è chiaro che qualsiasi giocatore vorrebbe sempre giocare al 100% della condizione fisica, senza dei dolori, ma anche grazie all'aiuto dei fisioterapisti, di tutto lo staff medico, spero di poter tornare al 100% il prima possibile. Quanto all'inno della Roma, mi sono innamorato di questo club dal primo giorno. Quando sono in campo credo che questo si veda bene, e anche il mio modo per dimostrare la passione per questo club, per come mi hanno fatto sentire fin dal primo giorno. Una squadra che investito molto su di me, quindi sta a me ripagare con le prestazioni. La speranza è che i tifosi continuino ad aiutarci e sostenerci sempre. È chiaro che noi dal canto nostro dobbiamo rispondere con le prestazioni in campo per dimostrare quanto teniamo a loro e a questo club. Quali difficoltà stai riscontrando nel passaggio dalla Premier League al calcio italiano e rispetto anche a quello che ti chiede Mourinho di fare in campo? Ma non direi che stia attraversando delle difficoltà in termini di ambientamento. Il calcio comporta sempre delle sfide, per me in particolare, che ho cambiato campionato, paese. Per quanto riguarda il rapporto con il mister, ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra, di allenarmi con lui in qualche circostanza. Diciamo, è di nuovo un contesto di sfida, un contesto nel quale si impara ogni giorno e tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno. Nel momento in cui avremo acquisito completamente quelle che sono le richieste e la filosofia del mister, noi saremo una grande squadra. Fino ad allora dovremo continuare a lavorare duro, ci stiamo conoscendo sempre meglio ogni giorno. Del resto, voi lo sapete meglio di me, si dice, no, che Roma non è stata costruita in un giorno. A proposito di sfide, tu vieni dalla Premier League, non sono molti i calciatori inglesi che sono venuti a giocare in Italia, ancor meno quelli che hanno avuto successo in Italia. Ti aspettavi, a prescindere dalle difficoltà personali, un campionato anche così chiuso tatticamente? Perché in Inghilterra sembra che ci si diverti di più a giocare a calcio. È questo un problema d'ambientamento che stai trovando? Italian teams,
Sono, posso affermare di essere cresciuto giocando contro le squadre nazionali, soprattutto a livello giovanile, per cui ecco, sapevo quello che mi sarebbe aspettato. Conosco benissimo la solidità delle difese italiane, era quello che mi aspettavo, ma credo che questo faccia parte del mio processo di apprendimento, di crescita. Sono ancora giovane, è chiaro, vengo da un calcio più aperto, da un calcio più propositivo, più offensivo, con spazi più aperti. Però ecco, fa parte del mio processo di crescita imparare a conoscere quali sono i punti deboli di certe squadre, di certi giocatori. È un processo che richiederà del tempo, ma non sono il tipo da recedere da sfide come queste, e sono sicuro che verranno in futuro cose molto belle. Devo chiederti se sinceramente pensavi di poter perdere 6-1 una partita del primo girone di Conference League, e se domani basta vincere anche 1-0, oppure sentite di dover dimostrare qualcosina in più contro un avversario che vi ha messo così tanto in difficoltà. Of course, you know, you go into a game and you never expect to lose, you never want to lose. Ma è evidente che quando si scende in campo non ci si aspetta mai di perdere, non si vuole mai perdere, sicuramente non in quel modo. La gara d'andata è stata davvero una partita a dir poco negativa. Domani abbiamo, ecco, l'occasione per dimostrare quello che valiamo davvero, perché non siamo di certo quelli dell'andata. È un'occasione giusta per lottare, per rimettere le cose a posto. Affrontiamo un'ottima squadra, come abbiamo già visto. Mi aspetto una bella partita. E domani giochiamo senz'altro per la vittoria, perché è quello di cui abbiamo bisogno. Volevo chiederti se vorresti tirare il prossimo rigore quando verrà fischiato a favore della Roma, visto che ti eri proposto in campo già nel derby e soprattutto a Torino con la Juventus. For me, as a striker, you always want to score goals. I think at the io in quanto attaccante vorrei sempre segnare. In quel momento sentivo di avere fiducia a Torino, avevo appena conquistato il rigore ed ero pronto a calciarlo, ma prima delle partite, ecco, non sappiamo bene qual è la gerarchia dei rigoristi. Tra l'altro Jordan è un rigorista straordinario. Era un momento un po' particolare, c'era pressione per tutti, però ecco, io spero di tornare a fare presto dei gol e che Jordan continui a calciare i rigori bene come fa. Se in qualche modo la Roma è stata sorpresa nella gara di andata, e in che modo si è preparata adesso per replicare a quella sconfitta che è stata per la Roma per tanti versi umiliante? I think the best way to approach a game like this is to have full confidence. Il modo migliore per prepararsi è quello di lavorare con fiducia nella squadra, nel collettivo. Come dicevo, io, ma tutta la squadra domani si aspetta di giocare una buona partita. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere giocare al nostro meglio e cercare di voltare quella pagina definitivamente.